bottiglia da whisky, come a cercare una giustificazione a quanto stava credendo di vedere, e vide che era praticamente piena. No, no, non era ubriaco il grigio. E quel tizio in strada, vestito con una tunica, assomigliava stranamente a quel tipo, dai, al tizio della banca, che giusto 2 giorni prima gli aveva ingiunto di rientrare dal rosso, già. I desideri erano svaniti, ma i debiti c'erano ancora. Già, se fosse stato per quella barba bianca, questo essere sarebbe stato proprio identico a quel tizio. Il grigio si infilò le pantofole e scese di sotto. Un po' titubante si avvicinò al tunicato, che adesso non sembrava più un uomo, nemmeno una donna. Voglio dire, niente più sembrava. Nemmeno una cosa, un oggetto, un sogno, niente, niente di niente. Dal che lui provò una specie di beatitudine avvicinandosi, voglio dire. Benvenuto, gli disse. In che senso, ribatté il grigio? In tutti i sensi, fece quello. E lo abbracciò. E lo strinse forte, come nessuno l'aveva abbracciato mai. Nemmeno la sfortuna lo aveva mai abbracciato così. Un attimo dopo erano già nei pressi di Alfa Centauri e al grigio gli girava un po' la testa.